Buongiorno ragazzi, sono in questo splendido hotel. Se avete visto il video di ieri, sapete come mai sono qui, eccetera, eccetera. È veramente meravigliosa questa stanza, ma appunto basta che andiate a vedere il video di ieri e potete vedere tutta la review, eccetera, eccetera. Quindi non vi annoierò ancora con i dettagli sulla stanza, sull'hotel. Comunque sono stata adesso giù a far colazione. Adesso mi trucco e dopodiché in realtà volevo andare ancora a vedere la piscina, ma anche quello l'avrete visto nel video di ieri, quindi mi trucco e poi niente, me ne ritorno a casuccia. Oh no, mi sono resa conto di non aver portato il primer. Oh oh, come ho fatto a dimenticare il primer, che è praticamente il prodotto più importante perché il make up duri e sia decente. Non lo so, non lo so, ma cercherò di mischiare il fondotinta al All Nighter Setting Spray di Urban Decay, sperando che tenga un pochino di più, così. Mannaggia. Vi sto appoggiando su questo specchio, ragazzi, notare, su questo specchio. Io veramente la videocamera sempre nelle posizioni più assurde, chissà se ci sta. Sembra di sì. Miracolo. Vabbè, allora ci servirebbe in realtà un elastico per i capelli, per legare i capelli. Comunque non so se ve l'ho detto, ma sono in hotel, ma a Trieste, ragazzi, quindi che è stranissimo veramente. Quindi non mi resta, una volta finito qui, non mi resta in realtà che tornarmene a casa. Non devo prendere un treno, non devo prendere un aereo, ma torno a casa in pochissimo tempo. Ed è stata un'esperienza bizzarra stare in un hotel nella mia città, non lo so, per la prima volta l'ho fatto e è stato veramente veramente strano, ma strano positivo, ma strano che mi sembrava di essere in un'altra città, ma in realtà ero nella mia città. Boh, non lo so, strano, 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 ma interessante. Dormito onestamente poco, mi sono svegliata diverse volte stanotte e forse il fatto un po' di, non lo so, di stare in una stanza così grande. Potrei anche tornare a dormire, devo dirvi la verità, che non sono assolutamente abituata a svegliarmi a quest'ora. Mi sono svegliata alle 9:10, lo so, ma di solito vado a dormire molto tardi e mi sveglio molto tardi. In realtà ieri mi sono addormentata tipo alle, non lo so, alle 3:30, quindi ho dormito veramente, veramente poco. E potrei quasi, quasi tornare a letto, ma mi sto truccando, quindi non sarà fattibile. Non so in realtà cosa faremo. Io e Eric mi sa che staremo a casa, forse andremo al supermercato, ma niente di eccezionale. Anche se è una bellissima giornata che non mi aspettavo. Ok, chissà se resisterà questa base. Lo vedremo in questo video, ragazzi, lo vedremo. Mal che vada, toglierò tutto e rifarò tutto a casa. Anche se spero di no, ho sentito che questo trucchetto aiuta abbastanza. E lo facevo in realtà già di mio a volte, però sempre con il primer sotto, quindi non so se sia una buona tattica che possa sostituire il primer, non lo so. Comunque, allora, correttore l'abbiamo portato. Ho l'Infallible More Than Concealer di L'Oreal. Se vi state chiedendo come mai non accendo le luci, non so se sia per via degli occhi chiari o perché, ma non accendo mai le luci artificiali la mattina, se posso evitare, visto che comunque la stanza è piuttosto luminosa, cerco di non usare appunto le luci artificiali perché mi fanno malissimo agli occhi, ragazzi. Devo sempre mettere collirio la mattina perché ho sempre gli occhi arrossati e qualsiasi cosa me li infiamma. Non so come spiegarlo, ma la mattina è sempre così, appena mi sveglio tipo piuttosto sto al buio piuttosto che accendere le luci. Ok, adesso che sono perfettamente truccata vado a vedere la piscina. In realtà non vado a fare il bagno, ma vado semplicemente a dare un'occhiatina per filmare un po' per la recensione che sto filmando in contemporanea a questo video. Non sono tanto soddisfatta del trucco di oggi, ma ce lo faremo andare bene sperando che duri. Senza primer incrociamo le dita. No vabbè ragazzi, la piscina, l'idromassaggio favolosi. Andate a vedere il video recensione perché è veramente qualcosa di fantastico. Adesso non mi resta che
No, devo inserire la card qui nello spazio accanto all'entrata, altrimenti non si accendono le luci. Adesso non mi resta che raggruppare le mie cosine e tornare a casa. Sì, anche perché al checkout manca un'oretta, quindi tempo che prendo tutto e mi chiamano un taxi, faccio il checkout, penso che ci siamo. Sì, mi dispiace un po', però sono contenta di tornare a casa da Eric e dai gatti. Anche se mi mancherà questa stanza, mi mancherà, è stato bellissimo. Eccomi qua, dai gattoni. Ciao gatta Beta. Ciao. Ciao, chiacchierona. Gli altri gatti. Gatta Stimmina. Gatta Stimmina. Ciao gatta Stimmina. Sei bellissima. Sei bellissima. Gatto Denver. E gatto Denver. Ciao. Ciao amore mio. E gatto Maxi, voi due sempre insieme. Sempre insieme. Sempre insieme voi due. Che bravi. Nel frattempo ho azionato una lavatrice e adesso mi metterò al montaggio del video che ho appena finito di filmare, cioè la recensione sull'hotel in cui sono appena stata, e dopodiché andremo ad appendere alcune nuove cosine che mi sono arrivate. E sì, mi sono rimessa il pigiama, non giudicatemi. Ok, ho finito di montare il video e adesso vorrei, proprio perché non vedevo l'ora, vorrei spacchettare le cosine che mi sono arrivate da disegno ed appenderle assieme a voi. Eccole qua, vi faccio vedere. Ci sono le tre cornici. Scusami gatta Stellina se ti disturbo. Ci sono le tre cornici e tutte queste cosine le trovate su www.desegno.com. Penso che già tutti lo conosciate perché è famosissimo. E ho preso allora questo con la scritta love, che secondo me è meravigliosa anche per un tatuaggio. E poi ci sono altre due cornici parecchio grandi, perché i poster che ho preso sono anch'essi parecchio grandi, ed ho preso questa con le palme e trovo che sia meravigliosa e molto rilassante. E poi ho preso quest'altra invece con il con la terra, insomma, quindi con tutti, oh gatti, sono tutti curiosissimi, e con appunto tutti i paesi del mondo. Questo mi piace particolarmente. Adesso voglio un attimino vedere. Prima li incorniciamo e poi capiamo dove metterli. Vorrei togliere forse quello, togliere questo e metterli qua. Vediamo. In alternativa stavo pensando che potrei appoggiarne uno qui e altri due metterli qui accanto. Ho tolto la base dalla cornice e qui bisogna rimuovere la pellicola protettiva sia da un lato che dall'altro. Quindi adesso facciamo questo. Ok, è stato semplicissimo, ho inserito la stampa all'interno della cornice, adesso è pronta per essere appesa. Forse questa la metteremo qua sopra, vedremo come ci sta nel frattempo, perché anche appoggiata non mi dispiace. E adesso facciamo la stessa cosa con gli altri due, quello più piccolino e questo più grande. Notare Audrey che non vuole spostarsi e partecipa. Grazie gatta Stellina. Ok, le stampe sono pronte, sono prontissime per essere appese, anche questa piccolina. Adesso vediamo un attimino dove posso metterle. Ta-da, ragazzi, ci ho messo 3 secondi letteralmente, ci ho messo 3 secondi forse no, ma è stato velocissimo. Alla fine ho appoggiato questo con la mappa del mondo, insomma, qui, perché mi sembra molto carino al centro di questo mobile. E poi ho messo le palme e la scritta love qui uno sopra l'altro, che secondo me stanno molto bene anche con il cuscino, con la palma che ho lì. Quindi sono super 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 soddisfatta e mi piacciono tantissimo. Che cosa ne pensate? Io li adoro. Sto andando dal commercialista e fa super super caldo oggi, stranamente. Eric nel frattempo si sta riposando, perché quando lavora tutta la notte, poi in realtà si riposa durante la giornata, perché ovviamente non dorme di notte, quindi dorme di giorno. Abbiamo un po' gli orari scombinati sia io che lui in realtà.
E sì, adesso devo andare dal commercialista e poi devo andare a fare un paio di cosine, tipo comprare l'ammorbidente, niente di interessante. E passerò anche a prendere pane e forse qualche salume, anche se non devo prendere troppe cose perché poi mi ritrovo a doverle buttare, perché presto andiamo a trovare Demelza e Vic in Olanda e quindi poi non devo avere roba che possa scadere in frigorifero. Guardate che meraviglia! Trieste con il sole, una bellissima giornata, nonostante sia il primo ottobre, sembra veramente una giornata di giugno. Ci piace, e tra l'altro mi state chiedendo in tantissimi riguardo questi occhiali, e penso di avervelo già detto, comunque sono di Saint Laurent, e li adoro, nuovi nuovi. Siamo arrivati, eccoci, eccoci. Volevo fare il piccolo video di quello che ho preso, allora ho preso roast beef per Eric perché a me non piace, prosciutto cotto, poi ho preso un po' di pane e poi ammorbidente, voilà, c'è un intruso qua nel video, poi ho preso doccia schiuma, tutti questi guanti per Demelza che vuole assolutamente che io glieli porti e poi un altro doccia schiuma Dove, che sono i miei preferiti perché hanno un profumo buonissimo. Sì, siamo stati in giro a prendere diverse cosine, poi vi farò vedere tutto quello che abbiamo preso. Eric sta guidando. Ciao! E tra un po' saremo a casa e vi faccio vedere. E ho anche tantissima tantissima fame perché è praticamente ora di cena. E probabilmente anche i gatti avranno tantissima tantissima fame. Perché sì, di solito gli diamo da mangiare tipo alle 6. O anche prima, adesso sono già alle 7. Comunque gli abbiamo comprato un sacco di pappa buonissima. Quindi sono proprio curiosa di vedere se piacerà, specialmente a Gatto Max, che dovete sapere che è molto difficile, è molto, come si dice, quando non ti piace tutto sei tipo schizzinoso, vero? Un po' come me. Sì, sì, lui è molto sofisticato. Allora fanno questo gioco lui e Eric, che Eric gli compra tutta la pappa più cara possibile, immaginabile, più di lusso, e Max invece lascia la disgustato e se ne va. E poi mi arrabbia. E poi Eric si arrabbia, sì sì, c'è questo giochino tra di loro, adesso vedremo, vedremo come andrà. Gatta Beta, ti abbiamo portato... Oddio! Cos'è sta roba? Aiuto! Ti abbiamo portato il lettuccio nuovo, Gatta Beta, e anche rosa. Ah! Gatta Beta! È per te, Gatta Beta! È per te, Gatta Beta! So che sei troppo piccola. No! Adesso voglio strusciarmi e fare i pru pru pru. Beta, non te lo usi. Aiuto! Aiuto! Dovete sapere che Beta è spaventata da qualsiasi rumore. Ma sì, che lo userà adesso, ha fame. Ma io non ci voglio stare adesso là. Buonasera, buonasera Gatto Max. Oh, cos'è sta roba? Oddio. Allora vi faccio vedere quello che abbiamo preso. Allora, abbiamo preso un sacco di questi Catisfactions, che sono dei dolcetti per i gatti e piacciono tantissimo a tutti, quindi abbiamo preso un po' tutti i gusti. Ce ne sono altri. Ok, poi abbiamo preso questi che saranno per una challenge, magari indovinate di quale challenge si tratta. E poi anche questi saranno per la stessa challenge, qui avete un indizio veramente imperdibile, cioè nel senso dovete capirlo da queste due cosine e poi anche da questa, quindi queste sono per un video. Poi ho preso, vabbè, questo al negozio di animali lo davano per aiutare il WWF, quindi ho preso questo braccialettino. Poi per Gatto Max abbiamo preso questa pallina, però c'è l'etichetta ancora, c'è l'etichetta. Poi ho preso sempre per delle challenge il colorante alimentare vegetale, tra l'altro, quindi sarà, avrà meno schifezze rispetto agli altri che ho usato finora. Ah, vabbè, tiretto giusto per farti contento. Max? Sì? Ma... Tunk e basta, tunk e basta.
Punk. Vabbè, poi avevo preso un sacco di scatolette, un sacco di pappa per i gatti, tanta tanta pappa. Questa è la scatoletta da la più cara che abbiamo trovato per gatto Max. Poi abbiamo preso, allora, ragù di soia da portare ad Emelza e Vic, se lo mette a fuoco, che sono vegani, come ben sapete. Quando troviamo qualcosa di vegano che magari su in Olanda non c'è, glielo portiamo. Allora, questo invece è per un'altra challenge e l'ho trovato al Famila, pensavo non si trovasse in Italia, invece c'è. Indovinate di quale challenge si tratta, guardate il colore. Poi abbiamo preso queste caramelle, anche queste sono vegane perché non contengono gelatina animale da dare sempre ad Emelza e Vic. Queste invece sono per noi, le coca-coline. E poi abbiamo preso un sacco di altra robina vegana, tipo formaggio spalmabile che gli era piaciuto tantissimo. E poi abbiamo preso sempre per loro questi affettati che sono in realtà di origine vegetale, quindi sono completamente vegani. Abbiamo preso anche questa mozzarella chicca classica, che è fatta con il riso integrale, quindi anche questa è vegana. Poi abbiamo preso due tavolette di cioccolato, anche queste vegane per loro, e un altro ragù di soia e un'altra mozzarella. Quindi questo è il video haul, ragazzi, di oggi. Sembra praticamente una scatoletta di tonno, e anche il profumo di una scatoletta di tonno, tipo Rio Mare. Dai tu, facciamo la prova. Gatto Max, lo mangerai? Ho tanta fame. Ah sì sì, apprezza, apprezza. Mangia. Gatto Max apprezza di brutto proprio. Adesso arriva anche per te, gatto. Adesso arriva anche per te. Sì sì, apprezza proprio tanto. Te credo. Guardalo, guardalo. Ammazza che boccoli, Max. Gatti felici e soddisfatti. Gatta Stellina, gatto Denver. Gatto Max sembra che apprezzi molto, infatti forse la finirà. Deve finirla. E gatta Beta invece fa la pappa qua. Buon appetito, gatti. E dopo i gatti mangiamo anche noi. E sto facendo le pannocchie cordon bleu, e due hamburger di prosciutto cotto, qualche piccolo wurstel, e poi qui ho preparato le patate lesse. Buon appetit, ragazzi. Buon appetit. Buon appetito. Buon appetito. Dobertek. Dobertek. Sono molto contenta perché gatta Beta è andata nel suo nuovo lettino. Che brava questa gattina. Che brava. Sono contenta che ti piaccia. Ah, sono contenta di venire a prenderti le coccole. Sì, che brava. Ragazzi, noi abbiamo finito di guardare Le Iene, è parecchio tardi e adesso andiamo a nanna, quindi vi auguro la buonanotte. Noi ci vediamo domani, che sarà per voi, vedrete questo video mercoledì, quindi per voi domani è giovedì perché siete nel futuro, quindi ci vediamo domani. Bacio, buonanotte, ciao!